Non pregare per una vita facile, prega per avere la forza di sopportarne una difficile. Se passi troppo tempo a pensare a qualcosa, non la farai mai. Non esiste arma più letale della volontà. Ogni giorno qualcosa di meno, non qualcosa di più. Sbarazzati di ciò che non è essenziale. Non sono in questo mondo per essere all'altezza delle tue aspettative e tu non sei in questo mondo per essere all'altezza delle mie. La conoscenza vi darà potere, il carattere rispetto. La felicità è buona per il corpo, ma il dolore rafforza lo spirito. Io rispetto la fede, ma è il dubbio che ti educa. Un uomo saggio può imparare di più da una domanda folle di quanto un pazzo possa imparare da una risposta saggia. La sconfitta è uno stato mentale. Ricordate che nessun uomo viene sconfitto finché non si scoraggia. Ricorda, amico mio, che non è tanto importante quello che ti succede, ma come reagisci agli eventi. Non temo l'uomo che ha allenato 10.000 tipi di calcio. Temo quello che ha allenato un solo calcio per 10.000 volte. Bisogna cercare l'equilibrio muovendosi, non stando fermi. Assorbi ciò che è utile, scarta ciò che non lo è, aggiungi ciò che è unicamente tuo. Il combattimento è una questione di movimento. Si tratta di trovare un bersaglio, evitando di diventare un bersaglio. Vi dirò il mio segreto per liberare la mente dai pensieri negativi. Quando un tale pensiero entra nella mia mente, lo visualizzo come se fosse scritto su un pezzo di carta. Quindi gli do mentalmente fuoco e lo visualizzo mentre brucia fino a diventare cenere. Il pensiero negativo è distrutto e non entrerà più. Arresta il chiacchiericcio mentale negativo. Se pensi che una cosa sia impossibile, lo diventerà. Il pessimismo spunta le armi di cui hai bisogno per vincere. Cos'è la sconfitta? Nient'altro che educazione, il primo passo verso qualcosa di meglio. La distanza più breve tra due punti è la semplicità. In ogni ardente desiderio conta più il desiderio della cosa desiderata. Le tre chiavi per il successo: perseveranza, perseveranza e perseveranza. La maggior parte delle persone parla senza ascoltare. Ben pochi ascoltano senza parlare. È assai raro trovare qualcuno che sappia parlare e ascoltare. Non temere il fallimento. Non il fallimento, ma il piccolo obiettivo, è il crimine. Nei grandi tentativi è glorioso persino fallire. Non puoi chiamare il vento, ma devi lasciare la finestra aperta. Se ami veramente la vita, non perdere tempo perché il tempo è ciò di cui è fatta la vita. Sii felice, ma mai soddisfatto.
Un buon insegnante protegge gli allievi dalla propria influenza. I veri amici sono come i diamanti, preziosi e rari. I falsi amici sono come le foglie d'autunno, si trovano ovunque. Gli errori sono sempre perdonabili, se si ha il coraggio di ammetterli. La conquista di se stessi è la più grande delle vittorie. Coloro che non sono consapevoli di camminare nelle tenebre non cercheranno mai la luce. Si noti che l'albero più rigido si rompe facilmente, mentre il bambù o il salice sopravvivono piegandosi al vento. Se metti sempre dei limiti su tutto ciò che fai, fisico o altro, si diffonderà nel tuo lavoro e nella tua vita. Non ci sono limiti. Ci sono solo altopiani, e non devi restare lì, devi andare oltre. Per cambiare, per diventare un'altra cosa, dobbiamo prima sapere cosa siamo. La mente intelligente è una mente curiosa, non è soddisfatta delle spiegazioni né dalle conclusioni, e non si abbandona alla fede, perché anche la fede è una forma di conclusione. Non esistono incidenti tanto sfortunati da cui il saggio non possa trarre vantaggio, come non esistono circostanze tanto fortunate che lo sciocco non possa volgere a proprio danno. La filosofia di per sé è la malattia stessa per la quale pretende di rappresentare la cura. L'uomo veramente saggio non insegue la saggezza, ma vive la sua vita, ed è proprio in questo che manifesta la propria saggezza. Al diavolo le circostanze. Io creo opportunità. La saggezza non consiste nel cercare di strappare il bene dal male, ma nell'imparare a cavalcare entrambi, proprio come un tappo di sughero si adatta alla cresta e al solco dell'onda. Ciò che si ottiene imparando viene perso imparando. Quando non si ha una forma, si può avere qualsiasi forma, quando non si ha uno stile. Si può avere qualsiasi stile. La stupidità assume due forme, loquace o silenziosa, la seconda è sopportabile.